Buongiorno, buongiorno, cuore, buongiorno. Ho fatto il caffè. E senti, vabbè, quale sarebbe la questione? Allora, no, io l'unica cosa che dico, cuore, vabbè, stasera. Visto che comunque è domenica e quindi abbiamo comunque più tempo disponibile. Mo' stavo pensando, detto all'Anto, quasi quasi passiamo di nuovo dalla Tana. No, per capire se la macchina è ancora ferma lì. Perché insomma, l'unica cosa strana è che dobbiamo capire, ma con tranquillità, cuore, cioè senza stare a pensare chissà a quali cose. Dobbiamo capire uno il perché Ciccio non ti ha richiamato, non ti ha rimandato un messaggio. Quindi capire se non ha potuto oppure per caso, non lo so, quale sarebbe l'alternativa. Non credo che lui possa dire, vabbè, può anche essere, magari il dono ha detto non lo richiamare, non lo rispondere. Ma mi sembra strano, insomma, una cosa del genere, quindi penso che sia più un'iniziativa sua personale. E vabbè. E poi l'altra cosa, dobbiamo capire chi è che ha chiamato ieri sera per avere informazioni di te. Perché io ci ho pure pensato, a meno che non ha dato il numero, il donno ha dato il numero a Ciccio e Ciccio ha chiamato lui per avere informazioni su di te. Però, conoscendo il Don, la vedo un po' difficile come cosa che abbia fatto una cosa del genere. Perché in genere è solo lui che chiama e solo lui che ha il numero. Comunque, cerchiamo di capire. E poi l'altra cosa da capire è perché il Don, ammesso e concesso che abbia chiamato lui ieri sera per avere informazioni per ciò che riguarda te, come mai se ha chiamato ieri sera non chiama più l'Anto? Si può anche pensare di mandare un messaggio al Don, dicendo al Don, vabbè, tu sai cosa scrive, dice, nel senso di dire come mai non stai chiamando più l'Anto? Che succede? E magari gli dici che comunque, sai, Franco comunque sta venendo diverse volte alla Tana per trovarti, ma non riesce. E al massimo gli dici che stasera ha intenzione di nuovo di passare da te, se ci sei. Insomma, capire da parte sua, se ci risponde ovviamente, che cosa sta succedendo? Almeno quello è quello che penso io, cuore mio. Mo' fatti più o meno un'idea e vedi tu se secondo te è giusto mandare un messaggio al Don. Perché anche l'altra volta gliel'abbiamo mandato, però non ha risposto. Però può essere pure che, siccome riguardava una cosa che ero lì, quindi probabilmente lui era impegnato e non ha risposto. Quindi magari mandandogli un messaggio vediamo risponde. Anche per capire perché non chiama l'Anto. Al massimo glielo dici, cioè, vabbè. Poi fammi sapere magari cosa hai in mente e cosa gli vuoi scrivere, insomma. Eh no, giusto perché secondo me da lui solamente potremmo avere delle informazioni più precise, insomma, sempre è ben inteso che ci risponda, ok? E niente, oggi facciamo così, guarda, tanto io, mo comunque, all'una vado a mangiare a casa dell'Anto, poi il pomeriggio mi riposo un po' e poi vado a prendere l'Anto e andiamo prima dalla Tana dei Leoni e poi veniamo da te. Capito, cuore? Facciamo così. Almeno ci rendiamo conto ancora di più di che cosa sta succedendo. Se ancora è lì la macchina, insomma. Perché può essere pure che sia stata parcheggiata lì ed è rimasta lì. Quindi vediamo un po'. Sta ancora lì o è andata via?
Capito, cuore? Beh, ci sentiamo dopo. Aggiornami e fammi sapere cosa ne pensi. Va bene? Beh, forza, Olio, forza. Stamattina. Speriamo che non ti faccia niente, ma penso proprio di no. Penso che il vegano e il latte di soia, penso che non ti faccia nulla. Non dovresti avere problemi. Vediamo, vediamo. Brava, brava la Caterina, brava. Brava la Caterina. Beh, a dopo, cuore mio, a dopo. Un bacio, un cuore e un abbraccio.